Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici di Facebook. Questo video è una diretta che andrà a corredo della recensione che io ho fatto per il libro Da Altanum a Polistena, che è una monografia di Vincenzo Guerrisi. Ne abbiamo già parlato, è stato fatto già un altro video. Io ora ho avuto modo di avere il libro a casa. E ho avuto modo anche di fare una breve chiacchierata con l'autore, quindi la recensione parla di quello che è la cronaca, diciamo così, fra virgolette, del libro. Questa invece è una critica. Voi sapete che il giornalista ha la possibilità, come anche ogni individuo che vive in un paese democratico, il diritto della critica. Quello che io in questa diretta vi dirò sarà sicuramente un giudizio più che positivo del Guerrisi. Intanto vorrei fare così un discorso riguardo, diciamo così, mettiamolo così, i due estremi, cioè se da una parte è da elogiare, c'è qualche lacuna di cui io chiaramente mi sono accorta e di cui chiaramente, ma sono delle piccole fesserie che si possono, delle piccole sciocchezze che si possono anche andare poi così a correggere, perché allora il Guerrisi è un amatore, essendo un amatore, e quindi nel tempo sicuramente ci darà modo di apprezzarlo e di vedere, diciamo, le sue ricerche fatte in modo anche più certosino, no? Ancora di più di quelle che ha fatto. Allora, io partirei, per non ripetermi con l'articolo, io partirei dai personaggi che ci sono nel libro. Questo libro è un libro dove ci viene esposta una parte attraverso la scrittura e una parte è presentata attraverso delle foto, quindi come se fosse una ricerca fotografica anche, no? Attraverso le foto io voglio appunto focalizzarmi sulle foto che ha messo, che sono di una bellezza straordinaria, cioè magari noi che siamo le nuove generazioni non conoscevamo. Per esempio, chi era il podestà di Polistena? Partiamo proprio da Edoardo Sigillò, che era il podestà di Polistena, che è stato il primo podestà di Polistena, per passare poi a Lombardi e tutti i sindaci che si sono via via succeduti. Cosa c'è da dire? C'è da dire che iniziamo dicendo che se dovessimo dare un voto alla Guerrisi, daremmo 10. 10 lode per quale motivo? Daremmo 10 lode perché lui non ha disperso, non ha dilapidato il capitale immateriale che i suoi avi gli hanno lasciato. Ecco, questo è il punto di partenza che io vorrei ben sottolineare. Lui ha avuto la grande intuizione, la bella idea di non dilapidare il patrimonio immateriale che la sua famiglia nel tempo gli ha lasciato. Infatti, quando io ho avuto il brevissimo colloquio con lui, mi ha detto che la sua famiglia aveva i Guerrisi, avevano come terreno tutta la parte storica che va, io lo devo dire anche per delle persone che non sono di Polistena, che non sono del circondario, persone che vedranno questo video che saranno a Roma, a Torino, che saranno a Catanzaro, che saranno a Lamezia, che saranno a Cosenza, che saranno a Crotone, insomma, delle persone che chiaramente devo fare un minimo di descrizione. La Timpa è una zona storica di Polistena dove è sorto negli anni un anfiteatro e dove appunto è un centro storico. Quindi lui mi diceva: questo terreno era di proprietà dei Guerrisi, era di proprietà della mia famiglia. Ebbene, qui non parliamo solo di colui,
quindi dell'autore, intendo dell'autore, che non ha dilapidato gli averi, i beni, i terreni, le case e via dicendo, no? Perché quante famiglie, anche nobili, hanno dilapidato i propri beni, e i propri beni materiali sono anche connessi a quelli immateriali. Voglio dire, se sei un mascalzone, ti brucerai e dilapiderai sia il nome dei tuoi avi come anche il lascito materiale che ti hanno trasmesso. Ecco, il Guerrisi in questo è stato eccezionale, un ragazzo eccezionale e da elogiare senza ombra di dubbio. La lacuna invece, quella lacuna che io potrei, cioè il punto basso, ecco, forse che ha toccato, perché appunto io sto cercando di fare fra i due estremi, no? Quello che poi è l'equilibrio che nel libro si denota, che c'è e via dicendo. Il punto invece più basso, a mio modestissimo avviso, qual è? Parto proprio dalla podestà sigillò. Il podestà sigillò, che era il signorotto naturalmente di Polistena, poi seguì anche il Lombardi, per poi arrivare via via a dei sindaci. Ho notato la fotografia di Michele Pisano, che è stato sindaco di Polistena, e come non ricordarlo, come non ricordare la sua dolcissima moglie Raffaella, persone di una bontà infinita, come non ricordare il dottore Mileto, il dottore Domenico Mileto, che era un grandissimo appassionato di calcio. Quindi lui ci fa vedere attraverso queste foto, via via, cronologicamente, tutti i sindaci che si sono succeduti. Arriviamo a chi? All'uomo che ha fatto per 30 anni il sindaco di Polistena. Questo è Girolamo Tripodi. Ebbene, lui parla di Girolamo Tripodi, ma attraverso appunto la foto, come se fosse fotogiornalismo, insomma, come se fosse una ricerca fotografica alla fine del libro, verso la metà del libro. In un primo momento ci descrive gli avi, ci descrive la posizione geografica di Polistena, tutto quello che poi io ho fatto nella recensione. Però poi queste foto, basta vedere le loro foto per poi parlare dei personaggi. È chiaro che sono stati dei personaggi che la storia non può dimenticare. Ebbene, c'è da dire che su Mommo Tripodi, su Girolamo Tripodi, potremmo parlare all'infinito, però qual è la cosa che vogliamo andare a sottolineare? Quest'uomo che veniva dal mondo bracciantile, veniva da quella che era l'agricoltura, da quella che la zona offriva. Quando fu che si incamminò prima come sindacalista e poi come sindaco negli anni 70 a Polistena, dove fu il salto di qualità? Cioè, per quale motivo poi ebbe quel surplus in più? Perché intanto era un periodo storico particolare, quindi le masse perché lo votavano? Facciamoci questa domanda: perché le masse lo hanno votato? Perché hanno avuto fiducia in lui? Hanno avuto fiducia in lui perché si intravedevano con la sua persona. Cioè, si dicevano: tu conosci i miei bisogni, anche tu come me sai che cosa vuol dire passare la propria giornata nei campi. Ecco, quindi si sono molto intravisti, e fin qua ci può pure stare, perché lui ha intercettato intanto il periodo storico, la vita, ha mescolato, ecco, il destino della sua vita, ha mescolato quell'epoca con la sua ascesa nella politica, nella grande politica, poi, perché poi sappiamo divenne senatore. Ebbene, quindi aveva le masse, aveva i braccianti, aveva le raccoglitrici di ulive, aveva tutti coloro che ha difeso con delle lotte, con delle manifestazioni e via dicendo. Ma cosa dimentica il Guerrisi? Di dire che il Tripodi non solo aveva
le genti che lo seguivano, che venivano dal suo stesso ceto, ma riuscì ad intercettare anche i sessantottini che c'erano a Polistena. Ecco, questa parte storica del 68, il Guerrisi la sorvola, forse una sbadataggine, non se ne ricorda, perché storia, anche questa è storia. Infatti, i sessantottini, di Polistena, nei sessantottini, di Polistena c'era per esempio quello che poi fu il suo vice sindaco, ossia il signor Giovanni La Ruffa, il professore Giovanni La Ruffa, che poi in seguito fu anche sindaco della nostra città. Quindi anche quella gioventù che in quel periodo storico, in quel periodo storico dove ci fu la rivoluzione culturale, la contestazione giovanile, non stiamo qui a parlare di Marcuse, non stiamo qui a parlare di Stanislao Ossoschi, cioè voglio dire, non doveva poi andare ad approfondire fino a questo punto, però ci sono stati a Polistena anche dei personaggi che venivano arrestati anche in Francia per la contestazione giovanile, no? In quel momento storico. E uno di questi sessantottini erano tutti un po' così, vestivano anche tutti allo stesso modo, no? Avevano questo loden verde col piegone dietro, la sciarpa rossa intorno al collo, l'unità sotto braccio. Quindi aver messo la foto di questo sindaco La Ruffa, che poi succedette a Girolamo Tripodi, andava anche fatto un inciso su quello che è stata anche la sua vita, insomma, su quella anche che è stata la sua carriera politica anche, no? Da La Ruffa poi lentamente poi si passa al giovane Tripodi, nipote di Mommo, il Michele Tripodi, che fa il sindaco per 10 anni. Arriva il Guerrisi fino a Policaro, fino alle elezioni di Policaro, dopodiché si ferma lì. E un'altra lacuna è quella che poteva parlare della Movida, perché il giovane Tripodi intercetta invece quella, la struttura sociale che in questo momento stiamo vivendo, che è quella della Movida. E noi qui a Polistena abbiamo ragazzi giovani che vengono a passare le serate, anche se diciamo chiaramente che va regolamentata, si è già parlato, abbiamo appreso attraverso i giornali, attraverso i media, che viene venuta così, insomma, regolamentando questa movida, questo disturbo notturno che non ci può essere. Ma diciamo che come allora lo zio fu colui che riuscì ad intercettare quel movimento giovanile, quindi a far innamorare quei giovani anche, no? Della politica, erano già innamorati per i fatti loro, erano già delle persone che avevano già il loro orientamento politico. E come oggi invece, oggi c'è la Movida, oggi esiste qui nella Piana di Gioia Tauro, punto di riferimento Polistena. Se poi si esce la sera, benissimo, si possono incontrare ragazzi, insomma, dei paesi limitrofi. E questo è un nuovo modo di vivere. Oggi non c'è più il ragazzo con l'unità sotto il braccio, non c'è il ragazzo con il libro, con la testa sul libro che magari ci passa ore e ore, se non solo quelle dello studio, come invece accadeva allora. Oggi c'è solo gente col telefono, tutti, insomma, ormai siamo tutti col telefonino in mano. Quindi credo che sia questo il punto debole, se vogliamo. Ecco, però, siccome lui è un amatore, sicuramente in futuro farà meglio. Un'altra cosa, c'è qualche lacuna anche all'inizio nella presentazione, perché c'è qualche lacuna discorsiva, non grammaticale, discorsiva, perché quando si parla in prima persona si deve continuare a parlare in prima persona, invece si parla un po' in prima persona e poi c'è il plurale maiestatis. Comunque sono delle piccole sciocchezze che non fanno codice, diciamo. Io credo che fermamente che il Guerrisi debba continuare a fare questo lavoro di scavo, debba
proseguire nelle sue ricerche, che sicuramente saranno delle ricerche che ci daranno modo di apprezzarlo ancora. Gli faccio tantissimi auguri e questo è solo il punto di critica, poi la recensione l'avete già letta. Ciao!